Riparte dal borgo il progetto Rigenerare Sociale, che ha come scopo quello di rafforzare e ricostruire legami alla base di ogni comunità, per sviluppare nuove prospettive di welfare e rendere ancora più solide le reti del territorio. Oggi è una giornata, un OST, un Open Space Technology, intitolata Rigenerare Sociale. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di più cose assieme. Innanzitutto è un modo nuovo che l'amministrazione sta sperimentando per coinvolgere i cittadini all'interno della ricostruzione e riprogettazione di brani urbani critici. Che cosa vuol dire questo? Noi partiamo dalla consapevolezza che ci sono alcune porzioni di città che fisicamente e socialmente versano in situazioni difficili. Abbiamo l'umiltà di sapere che non possiamo più governare queste situazioni in piena autonomia, perché gli enti locali sono via via depotenziati dalle loro capacità progettuali e attuative, e allora questo è un tentativo e una volontà forte di coinvolgere e responsabilizzare le persone che a diverso titolo in questo periodo ci hanno dimostrato interesse e hanno dimostrato la voglia di prendersi cura di questo spazio di Faenza. Oggi tratterete due temi principali, quali sono? Allora, sono due, la rigenerazione del Parco Azzurro. Il Parco Azzurro per i faentini è un po' una ferita, anche se a qualche titolo viene come rimossa anche proprio dalla città stessa, perché è un'enclave chiusa, insomma è un brano urbano nascosto, potenzialmente secondo me molto bello ma nascosto. Quindi quello di rigenerare questo parco nel quale insistono tante potenzialità, c'è un centro per disabili che è questo dietro di noi, ci sono delle serre, c'è un piccolo vitigno, c'è un campo di lavanda, c'è uno spazio dove cominciare a ragionare assieme ad altri attori, cominciare a ragionare su come valorizzarlo e su come renderlo permeabile alla città, quindi efficientarlo, renderlo sicuro, che vuol dire presidiarlo, e qui si aggiunge il secondo tema, cioè un'educazione ambientale, una voglia di trasmettere dei valori semplici ai bimbi delle scuole, di metterli in contatto e in rapporto con gli anziani che qui vicino gestiscono gli orti. Ci sono persone che oggi ci racconteranno la loro voglia di sperimentare forme comunitarie di convivenza, quindi affrontiamo anche un tema che è quello dello stile di vita. Partendo dall'analisi di questo stile di vita e dalle potenzialità che questo esprime, io sono convinto che possiamo trovare tutti insieme una soluzione condivisa per il Parco Azzurro. Abbiamo visto oggi tantissime persone sono venute a partecipare a questo host. Come si svolgerà la giornata? Allora, sì, ci sono tantissime persone. Noi avevamo paura, perché questo è un periodo un po' difficile, per chiamare la gente a prendersi della responsabilità e a parlare con un'amministrazione. E per questo io sono proprio veramente contentissimo. Si svolgerà nella metodologia, secondo la metodologia dell'OST, che è un processo partecipativo innovativo, non nuovo, perché stiamo parlando degli anni Ottanta, però al quale non siamo abituati, perché siamo abituati a dei processi partecipativi un po' così, un po' di facciata, non veramente, nessuno dei processi partecipativi che conosciamo ha realmente la voglia e la volontà di ascoltare le persone e di trasformare le persone in soggetti attivi nelle trasformazioni. Quindi le persone, si prenderanno la responsabilità di fare delle proposte, di intrecciarle, incrociarle con quelle che faranno le altre persone e, ripeto, avranno la responsabilità di arrivare a un punto, quindi di dialogare fra loro, di capirsi a In partenza vicenda per la persona giusta, e cioè non ci condivisa. stiamo a Come chiedere arrivare a una perché è venuto soluzione che questo, perché è metta venuto questo. d'accordo tutti. Dopo noi, chiaramente non si esaurisce oggi questo processo, ma sarà un processo lungo. Alla fine di questo processo partecipativo, l'amministrazione avrà un progetto e si spenderà in tutte le maniere per renderlo sostenibile e per attuarlo. Dico una cosa perché nessuno vuole prendere in giro la gente che oggi stoicamente è venuta. È chiaro che se questo progetto non avrà delle caratteristiche di sostenibilità, con delle risorse che siano esterne a quelle classiche della pubblica amministrazione, sarà un progetto perdente. Ma io sono convinto che le persone qui dentro, dando noi le possibilità fisiche, le facilitazioni amministrative per poter, insomma, fare qualcosa, riuscirà a trovare una modalità per stare in piedi senza ricorrere a fondi o a contributi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.